Infatti, salve Salvino, e siamo di nuovo qui, di nuovo, con un altro episodio di... Scusate, dovrebbero anche essersi installati shaders, perché qui ogni volta si installano i shaders, e ogni volta che apro questo gioco mi dice installazione shaders, quindi si spera. Lo spero vivamente che si siano installati. Allora... Ok, mi sto abbassando l'audio di gioco perché se no mi sfondo le orecchie. Ok, si è installato tutto. Meno male. Meno male. Cioè, ci mancava solo che non si installassero. Perfetto. Ok, tutto pronto. Allora, ricappino di cosa è successo l'ultima volta. Abbiamo affrontato un bloater, quindi abbiamo fatto tutta la parte della scuola con Bill e poi insomma abbiamo preso una macchina e ci siamo trovati contro i sciacalli umani, quindi un bel problemino, tosti da morire, però ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo facendo l'ultima parte dove dobbiamo arrivare a un ponte per fuggire da questa città, insomma, piena di sciacalli schifosi e arrivare all'università, che non ci interessa l'università, quindi vedremo, vedremo, vedremo. Intanto io farei partire, capitolo fuggi dalla città. Siamo alla sezione dove c'è praticamente la vedetta che controlla il ponte. Ci sono un po' di nemici, qui sarà un po' un problema, vedremo. Vedremo, l'ultima volta l'ho fatto, sono morta un po' di volte, però si può fare. Ho una golia in bocca, per questo parlo così, e tra poco se ne andrà la golia, perché è una caramella. Caricamenti sempre lunghissimi, ragazzi, ogni volta c'è un aggiornamento gigante da 4 giga, mamma mia. Io non so, boh. No, non so proprio. Cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore. Ok, non mi ricordo mezzo Ehi, ti tasto, seguo. scusate un attimo. Bene. Ehi, come va? Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Abbiamo eliminato qualche infetto, ma nessun segno dei turisti. Credi siano ancora in città? Ok, questa cosa qui va bene. L'unica Eh sì, cosa... ok, andiamo. 4 colpi... E 6 colpi. Tanto lì non c'era... C'erano giusto delle Ehi, forbici, ma laggiù, non ho mi visto qualcosa. interessa. Cosa? Che c'è? La porca! Non me l'aspettavo che mi vedessero proprio! No, devo farmi fuori questo che mi acceca. Non lo vedo! Non lo vedo! Circondiamolo, capito? Eccola che arriva, stronzo! Oh, Madonna, super aggressivi! Mamma mia! Ok, wow! Anche Cerchiamo di meno! farli fuori senza fare troppo rumore. Ehi, ti seguo. Bene. Ehi, come va? Facciamola Cerco di veloce restare al questa. caldo. Come va là fuori? Cerco di restare al caldo. Non mi ricordo dove erano le forbici. Come si corre? Così o così? Presi, ok, andiamo. Così. È così che si fa. Così si cambia arma. La spalla, così, ok. Dove erano le forbici? Mi ricordo che c'erano forbici qui. Anche bulloni. Vamos! Peccato! Hai visto che roba? Mi sa che mi ha Prendiamoli! visto, sì, mi ha visto. Sei morto, bastardo! Mi ha visto. Porca troia. Già si inizia male.
Cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore. Già si inizia male. Ehi, ti seguo. Bene. Ehi, come va? Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Il problema è che non vedo niente con il tizietto lì. Quello lì col faro. Eh sì, ok, andiamo. Perché altrimenti... Joel, c'è un tizio sul riflettore. Lo vedo. Cazzo, almeno... Almeno, fanculo, andiamoci pesanti. No, meglio di no. Merda, devo caricare. Fallo star giù. Un altro. Guarda adesso cosa... No. Merda, c'ero quasi, me ne mancavano giusto gli ultimi due. Però mi piace questa tecnica. Devo usare un po' di munizioni, mi dispiace, però. Fuori senza fare troppo rumore. Se mai li faccio avvicinarci, vado di pompa, non so. Bene. Ehi, come va? Ora vediamo. Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Presi, ok, andiamo. Dai. Eh sì, mi piace questa tecnica, un po' aggressiva, Lo vedo. Mi piace molto. Sì, mi piace. Ma non è morto o è un altro? Non sto capendo. Capito. Ce la posso fare. Cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore. La posso fare. Ehi, ti seguo. Bene. Ehi, come va? Mi rifugio qui dentro. Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Mi conviene rifugiarmi qui dentro quando è. Perché poi ci sono anche i zombie, capito? Quindi... Presi. Ok, andiamo. Ma se io mi craftassi... Non ho le forbici. Niente. Joel, c'è un tizio sul riflettore. Lo vedo. Mio. Prendiamoli! Merda, gli ho preso il caschetto, ma dai! Che colpo sprecato! Cazzo! Coprimi, mi muovo! Gli ho preso il caschetto che aveva in testa! Carico! Tanto l'unica entrata è quella, quindi... E quella l'ho proprio completamente sprecata, però non ne parliamo. Non lasciarlo a capo. Lo vedo. Andato. Oh, che cazzo era? Da dove? Bah. Ok, va bene. Va bene lo stesso. Va bene. Cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore. Ehi, ti seguo. Modalità razzismo. Ehi, come va? No, è la modalità realismo. Come va là fuori? Quindi sì, è un... anche detta modalità dito al culo. Perché appena ti soffiano in faccia muori, quindi... Bene così, presi. Come con i pappagalli, uguale. Però adesso ho capito che l'unico approccio è quello aggressivo.
Anche se mi scoccia usare le munizioni. Mi scoccia da morire. Uno e due. E via. È l'unico approccio. E c'ho anche il mio amichetto Harry lì, che mi sta coprendo malissimo. Sì, ho visto anche la serie, non tutta. Ho visto i primi 4 episodi, perché i primi 2 mi sono piaciucchiati. Più o meno. E poi è arrivato il terzo su Bill, che mi ha fatto super schifo. E poi niente, stavo guardando il quarto ma mi sono annoiata. Quindi sì. Però devo dire che non mi hanno fatto impazzire alcune scelte. Guarda come si sta buggando lì. Guarda come si bugga. Sono sparite le protezioni. Un altro a terra. Va benissimo. Questo gioco non è per niente... Non mi si abbassava la mira. Ok. Merda. Perché a te è piaciuta la serie? Cerchiamo di farli fuori senza... Ti è piaciuta? Ti è piaciuta? Ti seguo. Bene. Ehi, come va? Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Io ripeto, non mi sono piaciute alcune scelte. Sì, infatti un 2-3 stella proprio è stato prima. Vedi, non ti è dispiaciuto. Devo dire che all'inizio ero veramente rimasta sorpresa per alcune... scene veramente uguali. Anche le battute proprio dei personaggi. Quindi merda. Questa volta è andato. No. No, corri troppo. Non voglio rischiarmela. Vaffanculo, dai, l'avevo preso. Non è vera questa cosa. È scarico. È scarico. Mi muovo. Sì, ti capro io. È scarico. Sì, hai visto? Infatti proprio... Ma durante... Perché ho finito anche le frecce, quindi neanche a dire che ci vado un minimo stealth o qualcosa. Ehi, ti seguo. Bene. Ehi. Adesso lo risenti. Cerco di restare al caldo. Presi. Ok, andiamo. Purtroppo questa è una parte un po'... con poche opzioni, quindi è un po' un problema. Sicuramente mi è molto d'aiuto fare fuori quel tizio lì fuori. Però nel caso potrai provare a fare fuori in modo stealth quel tizio lì sotto. Un clicker. Sì, lo sento, ma non vedo niente. Aspetta, eccolo, laggiù. Ok. Peccato. Hai visto che roba? Non male. C'è quel tizio lì sopra che probabilmente mi vede. Laggiù. Ci andiamo pesanti, ragazzi. Ci andiamo molto pesanti adesso. Non lasciarlo scappare. Basta con i giochini. Uno. Vai Harry, spara, vai. Merda, guarda dov'è quello. Io vi giuro che ho sparato. Prima che mi sparasse lui. Ho premuto. Di fuori senza fare troppo rumore. Ehi, ti seguo. Bene. Ehi, come va? Cerco di restare al centro. Ce la faremo. Come va là fuori? Che palle, perché è troppo chiusa questa sezione. Troppo chiusa. Presi, ok, andiamo. Joel, c'è un tizio sul riflettore. Lo vedo.
Ci riproverai a farla così. Coprimi, vado avanti. Ci riproviamo. Dai! Porca! Scelto proprio il tempismo sbagliato. Merda. Cerchiamo merda, di merda. Fuori senza fare troppo rumore. Ehi, ti seguo. Bene. Ehi. Ehi. Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? E riproviamo. Presi. 10 years later. Sta diventando SpongeBob. Joel, c'è un tizio sul riflettore. Lo vedo. Vai così, li ho destabilizzati. Li ho altamente destabilizzati. Dio. Ah. Cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore. Ehi, una parola. Bene. Ehi, come va? Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Ho quasi intenzione di curarmi, guardate, proprio per la disperazione. Con tutto che di solito col cazzo che gli uso i kit. Presi, ok, andiamo. Cioè, ho proprio, boh, intenzione di curarmi, quasi quasi. Sapete che vi dico? Dai, facciamolo. Facciamolo perché mi sono stancata di morire, cazzo, con un colpo solo. Così almeno ho due chance, invece che una. Joel, c'è un tizio sul riflettore. Lo vedo. Laggiù! Cazzo. Ah, merda. Coprimi! Peccato! No. No. No, è molto a culo questa, questa cosa. Ehi, ti seguo. Bene. Ehi, come va? Cerco di restare. Sono quasi passati 20 minuti che proviamo a fare questa cosa. Catroia. Cammello. Presi, ok, andiamo. Ci proverei pure a farla un minimo più stealth, però. Joel, c'è un tizio sul riflettore. Lo vedo. Magari sto tizio non si nasconde lì dietro. Eccolo. Ottimo. E se poi riesco a mettermi qui, per bene. Guardami le palle. Vai, ti copro io. Capito. Vai, vai. Bravi. C'è qualcosa che si è buggato male comunque, che sta continuando a sbattere. Sì, sì, tutta tua. Tutta tua. Ridillo, è mio, è mio. Comunque ne ho fatti fuori 3, 4, forse ne mancano 2 o 3. Andato. Andato. Ma grazie al cazzo che si era buggato. Stai lì nella sedia. Consumo tantissime munizioni. Scommetto non me ne rideranno mezza proprio. Oh, ciao Ellie. Tu eri qui? Non ti avevo visto. Qui niente. Qui niente. Però almeno siamo andati avanti dopo 20 minuti. Grazie a Dio proprio. E spengo. Chissà se sopra c'è qualcosa. Posso salire? Mm.
No, mi sa di no. Giusto da qui, no. Niente. Ok, andiamo avanti. Harry, dammi una mano. Ok. Pronto. No. Aspetta, aspetta. Ehi, sono qua giù. Ah, che cazzo? Ma dov'era? Che cazzo era quel tizio? Ma così. Aspetta, aspetta. Ehi, sono qua giù. Ah. Perché doveva sparargli Harry, ok. Effettivamente. Ok, controlla. A posto, Sam, andiamo. Su, ragazzo, vai. Sei. Coraggio. E si allarma a gambe. Via, via. Vai. Ok, tiriamolo su. Coglioni, lo abbattiamo. Nope. Via. Andiamo. Cosa? Andiamo. Stronzate. Ehi, ora. Vaffanculo, Harry. Merda. Un'altra volta, forza. Restiamo insieme. Comunque è sempre molto carina questa cosa che fa. Di qua. Merda, questa sezione. Joy, guarda. Dividetevi, potrebbero passare di qui. Merda. Infatti che adesso vengono tutte e due qui, capito? Non hai sentito niente, non hai sentito. Brava Ellie. Spara, spara. Oddio, oddio. Correva troppo il tizietto. Non sei riuscito neanche a tirargli il mattone. Cioè almeno non come volevo. Mi rinfilo qui perché magari c'è qualcosa. Cioè da acchiappare. Spara, spara! Preso. Preso. Headshot. Cerchiamo delle scorte. Però non mi sono proprio regolata con i colpi, eh. Non mi sono proprio... Non sottovalutarti. Grazie. Non mi sono proprio regolata per niente. Allora, andiamo un attimo qui. No, niente. Quando mai c'è qualcosa? Passiamoci sotto. Apri tutto, cazzo, vai! Non mi ricordo qui come funzionava questa sezione. Ah, così, di qua. E io sono un po' indietro. Ok. Sono in un camper a girare una cosa, non ci dico cosa. Però vi faccio vedere le tre civette. Salutata!
Quanti colpi ma ciao Robert. Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo. Ormai no, esordisci sempre così. Ti aiuta a salire e corri di là. Dio. Mi terrai a galla. Allì. Non abbiamo tempo. Allì. Chiappala, chiappala. Ha fatto proprio splash. Harry, è sveglio. Ecco i traditori. Hey, siamo vivi. Okay. Visto? Che ti ha detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo fai? Ehi, no, Harry! Tutto ok. Stai indietro, tu! È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Intanto dopo schiaffi. No, era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Certo. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro. Che poi fossi tornato indietro, era rimasto solamente Joel. Bastava che gli lo tirava su ed era fatta. E invece... Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Cagate. Sparagli. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Ehi, cerchiamo in questa zona. Vediamo cosa troviamo. Allora, qui c'era una barchetta, se non mi sbaglio. Però mi sembra che non ci fosse niente, sì. O sbaglio? Troviamo quella torre radio. Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. Come mi ricordavo la barca. Tieni gli occhi aperti. Poi c'è tutta quella sezione delle fogne, molto rognosa. Sì. Tutto sono zombie. Zombie sono più... più semplici. Che sto facendo giro giro tondo? Vedo roba luminosa! La voglio! Ah, questo è un cazzo di fumetto per Ellie, che non ci interessa. Quando è in acqua la questione è diversa. Allora, ho le pezze al massimo. Che ci posso fare con le pezze? Ho una molotov o un kit? Ci facciamo un kit. Perché mi sembra che la molotov dopo ne troviamo una. Oh, qui. Ah no, è un collezionabile, niente. Niente. Di qua non c'è niente. Sotto. Già niente. I piccioni, piccioni. Non si può andare di qua. Ma quindi a che serve questa zona? A niente. Probabilmente le difficoltà più basse avremmo trovato roba. Guarda quel volatile lì, come... Non è un volatile. Per un no, secondo non è un volatile. Ho pensato gli avresti sparato. Già, ci è mancato poco. Ehi, Ellie! Mi sa che abbiamo trovato qualcosa. Fammi lavare Joel, che fa schifo. Fa. Joel, datti una lavata, mamma mia. Ecco, bravo, lavati. Scommetto che arriva fin dall'altra parte. Andiamo, dai, nelle fogne. Ok, a casa nostra, dove dovremmo stare, nelle fogne, come i topi, come i ratti. Ok, dai ragazzi, via. Ok, andiamo. Dai, entrate.
fuori le torce. Sam, resta. Qualcuno sta imparando finalmente. Ah, devo accendere la torcia. Se non accendo la torcia, dove vado? Ma qui si può andare? Da che parte? Mi sa che qui c'era solo collezionabile. No. Nome? Ecco, Robert Righetti. Abbiamo Robert Righetti. Soldato 219. Qua dove? Ok, guardiamo da questa parte. Quindi noi di qua? Non mi piace. Questa era chiusa, vero? Sì. Mi deve aprire lei. Non ci sono cosi che possono ucciderla. Sì, va. Entra dentro. Ehi, rattini! Carini rattini. Belli belli. Niente munizioni? Siamo proprio sicuri che non succederà niente? No, che era un'altra sezione allora forse. Questa cosa. Sì. Pillole, bulloni e foglietto che non ci interessa. Pensi che staranno con noi fino da Tom? Beh, non lo so. Dovremmo vedere come vanno. Vediamo un po' se riesco a potenziarmi qualcosa. No. Posso strisciarci io? No. Ok, ricongiungiamoci. Ehi, di qua. Chissà se di qua c'è qualcosa. No, non c'è niente. Andiamo. Dai. Questa sezione qui non dovrebbe essere troppo difficile. Allora, se non mi ricordo male, devo alzare questo. Perché mi serve la piattaforma che è dall'altra parte. Neanche io. Dai, alzami questa, okay, vai. Come attraversiamo? Gira la ruota. Non mi stai girando la ruota, Harry, dai. Ecco. Bravo. Eccolo qua, incastrata. E poi in realtà Harry, non so se c'è altra roba pure qui in zona. Non so se qui sotto c'è boh. Che roba è? Una cazzo di piastrina di nuovo. L'ho presa? Non la vedo più. Boh. Niente di utile, mai. In queste fantastiche acque. Mamma mia, bellissime acque. Come si sale? Di qua. Ah, fermi tutti. Qui sotto c'era una stanza o qualcosa. No. Non è vero, ho detto una stronzata, niente. Di qua c'è una stanza, a destra. Nel senso una stanza con roba. Quasi niente. Delusion. Ah, qui sopra ho la piattaforma.
che butterò giù adesso. Però lì dentro c'è roba, quindi io andrei subito. Dei clickerini. Oh merda. Salve clickerini belli. Mio Dio, Joel. No, no, mi hanno sentito, mi hanno visto, 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 mi hanno sentito, mi hanno visto. Qualcosina l'ho presa però. Cazzo, Joel, corri! Meno male che i stronzi non sanno né scendere le scale né nuotare. Oddio, stavo morendo, ragazzi, mamma mia. Oddio. Mamma mia. Cazzo, ho caldo. Allora, vieni bambina. Credo di essere riuscita a prendere qualcosa, spero. Ciao, buonasera Gabri. Ti sei appena perso. Ciao, io che sono entrata in una stanza piena di clicker, pensando ok, non mi sentiranno. E poi niente, mi hanno sentito, quindi sono scappata via come Speedy Gonzales. Ok, vediamo se il generatore è aperto. Gloop. Ah, ok. Gli ho anche infilato un coltellino in testa a un clicker per salvarmi il culo. Però è infatti ne ho 0 su 3. Cazzo. Eh sì, perché praticamente mi aveva preso, quindi per salvarmi gli ho infilato un coltellino in testa, quindi... Perché se ti afferra un clicker sei morto, no, non c'è via d'uscita, cioè proprio... È morte all'istante, quindi l'unico modo per salvarti è coltello in testa se ce l'hai. E io ce l'ho ebbi. Che storia è questa? Oh, guarda! Trappola sonora. Bene, fuori casa mia c'è un casino incredibile, quindi chiuderemo la qualcuno finestra. Qualcuno viveva qui? Ce lo ebbi. Ce lo ebbi, la protagonista del secondo. Chi vivrebbe qui? Ecco, nuova armetta. Qualcuno che poter tenere al sicuro un posto come questo. Io farei una bella rubetta per ora, ecco. No, anzi, non la facciamo così, va. No, per gli umani la spreco, la revolver. Fantastico. Nuovo manuale, cosa impariamo? Sono in quattro, ma il lavoro sporco lo fanno sempre. Ovvio, ovvio. Migliore gittata degli ordigni piazzati. Ok, buono. Quindi hanno più raggio d'azione. Pronto? Ok, vai. Harry, hai visto? Calciatrice mancata. Senza far rumore. Senza far rumore. Stanno giocando a calcio. Come si fa a non far rumore? Qui c'è qualcosa. Non è una rivoltella, è una pistola a pompa. Non so come si chiama. Boh, non ho idea. È un... Non credo sia una rivoltella. Boh. Buffon da giovane. Anche un po' colorito Buffon. Da giovane. Silenzio. Allora. Adesso piano piano, esatto, abbronzato. No, ma io dicevo colorito per l'animo, insomma, bello acceso. Attenzione! Mi ha fatto buttare il coso, il mattone. Vai Harry, spara! Bravi, vai!
Guarda come picchia, guarda, guarda, bravissimo Harry, bravo. 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 Harry. Te lo tolgo io, ecco qua. No, non venire da me. Oddio. E via. Basta, a posto. Niente, io non volevo partecipare, invece mi hanno fatto partecipare a tutti i costi. Ora sappiamo che è successo a questa gente. Allora. Se c'era un clicker, direi che hanno fatto una brutta fine da tempo. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Quanto pensate che puzza, so, avere una società sotto alle fogne? Avere casa propria sotto le fogne. Qui tutto il sistema dell'acqua come funzionava. Però non vedo altro, quindi... No, c'è niente. Non c'è niente. Ho ucciso con un tubo. Beh, siamo nelle fognature. Chiamatemi Mario. Sarebbe stata una tortura per una persona come me. A stare nelle fogne per la puzza oppure per il bagnato? Perché qui... No, mi sa che... Ok, no. Ok, no, non c'è nessuno. Che cos'è? Non hanno sofferto. Ah, perché hanno ucciso dei bambini. Vabbè, succede ogni tanto. Ah, è un naso molto sensibile. Vabbè, dopo un po' il tuo naso penso lo elimini l'odore, però... Fa comunque schifo. Sempre umido, sempre costantemente umido. Con la puzza costante. Allora, andiamo avanti di qua. Qui penso che ci dividiamo, se non mi sbaglio. Che succedono cose, mi sa. Ehi, forse da lì si esce. Qui è chiuso. Forse. Ma non potrei spingerti lassù. Qui? No. Magari c'è un'altra di strada. Qua. La Voldemort non ha il naso sensibile. Voldemort gli odori li sente con le orecchie. Okay. Proprio sono letteralmente li sente. Devo aspettare un cancello di sicurezza. Harry, proviamo a sollevarlo. Che situazione? Mio Dio, che cringe. Sì, lo so, come ogni volta. Cosa? Questa cosa non si sposta. Andiamo fuori di qui. Sam, stagli vicino. Harry, cazzo, muoviamoci! E tu proteggilo! Via! Via, via! Che carini clicker che si muovono così. Sì, lo so. Ok, ragazzo. Cerchiamo di trovare una via d'uscita da qui. Ah, però se non mi sbaglio qui c'era roba. D'accordo. C'era roba. Ok. Non ho mattoni. Mi serve un mattone. Hai visto anche tu? Stai zitto. Stammi dietro. Stai zitto. Se corro, fallo anche tu. Stai zitto, bambino. Sì. Questo è uno stalker. Questo è un altro stalker. Quello è un cazzo di clicker. Questo è un altro stalker, porca troia. No. Non si può fare così. Ok, nuova tecnica. Si corre per la propria vita. Si corre! Non so dove devo andare. Questo è un problema. No! Non di qua! Bottiglia d'alcol. Oh merda! Oh merda! Vai via! Vai via! Oddio, forza a destra. Via!
Non è a destra. Aiuto. Ok, allora. Allora, era giusto per capire un po' la mappa e non ho capito dove devo andare. Non ho comunque capito dove devo andare. Quindi, riproviamo. Perché ci sono questi cazzo di stalker maledetti. Via. Sali su. Sali su. Non mi sali su. Ho trovato la via, ho trovato la strada. Il fatto è che ci sono questi stronzetti che mi seguono. Quindi se io facessi... No, non me lo fa fare. Oddio! No! Allora, la strada l'ho trovata, il problema sono questi stronzetti. Questi sarà un po' un problema. Quindi... Allora, ho la strada in mente. Però bisogna andarci... un po' pesantini con questi stronzetti. Stasera Stream Elements non funziona, non so perché. Quindi ragazzi, mi dispiace, ma non si possono contare i morti. Presto! Praramo, una settantina circa. Avevo finito i colpi! Merda! Fatemi un attimo buttare un occhio a perché Stream Elements stasera non funziona. Due secondini. Controllo al volo. Perché già ieri faceva così. No, l'altro ieri. Ieri funzionava. Allora... vediamo un po', se è Twitch che fa i scherzoni. I scherzoni onioni. Ok, dovrebbe essere qui. Scusate. Impostazioni. Moderazione. Non è qui, non è vero. Eccolo qua. Allora... No, ok, sì. È tutto giusto, quindi niente. Stream Elements stasera non vuole... Non vuole. Non vuole partecipare. Sì, il bot non botta. Anche l'altro ieri faceva così. Ma sapete perché? Perché ormai, cioè... Oggi mi sembra che c'era tipo un evento importante su Twitch. Ieri, oggi e domani... ci sono i Boscar del Cerbero, che sono tipo gli Oscar però del trash, insomma. E niente, quindi c'hanno tantissimi spettatori, tantissime cose. Dove cazzo? Vieni qua. Vieni qua. Oh. Pizzami. Mario. Merda, non sono riuscita. Ce l'avrei fatta tantissimo. Perché non ha fatto in tempo a prendermi il fucile a sparare. Non ha fatto in tempo, ce l'avrei fatta tantissimo altrimenti. Comunque ho capito la tecnica, dai. A cazzo di cane proprio. Questa è la mia tecnica suprema per oggi. Headshot, bitch. Guarda lì quel clicker bellissimo. Carino lui. Però voglio accumularmeli un po'. Voglio mettermeli un pochino vicini. Non volevo fare questo. Porca. Ma io me li sento dietro. Perché ce li ho dietro? Ce li ho dietro. Ecco. Eccolo, bambino. Mi rubi i zombie? Eh no, eh. Eh no, eh.
Sì, sì, sono gli stalker. Ed è tipo una delle uniche volte che si vedono qui questi. Cosa è successo? È svenuto? Cosa è successo? È svenuto proprio? Dai, non è possibile che mi hanno colpito, non è vero. Non è proprio vero. No, no. Mi rifiuto di crederlo. Ma se io passassi qui... Tanto i stalker sono sempre molto attirati da... pillole. Un andato. Ora arriverà anche il clickerino. Un altro headshotino. Ecco il clickerino, numero uno. E il numero due è... Tu non sei un clicker. Cazzo! Cazzo! Bravo che prendi il bambino. Bravissimo. Continua a prendere il bambino. Mi è caduto in testa. Fuori così. Fuori così. E tu? Era l'ultimo! Che fastidio! Che fastidio! Perché è troppo lento a prendere le armi? Rieccolo. Stavolta non l'ho ucciso al primo colpo, merda. Li facciamo fuori più in fretta stavolta. E che cazzo! Mi fate mancare i colpi e me li fate sprecare, maledetti. E dai pure da dietro. Non mi danno il tempo, oddio. Addio. Ok. Stavolta è la volta buona. Dai, sali lì sopra. Ecco, bravo. Un andato. Number two. Ora non sono troppo difficili da prendere in testa, devo dire. Era sopra o sotto il clicker? Eccolo qui. Salve. Guardalo, guardalo. Non avevo caricato il mio colpo. Quindi sì. Qui c'è qualcosa? L'ho mancato. Pugnone. Quattro colpi di questa. Ottimo, dai. Allora, ho preso questo, sì. Perché la peculiarità dei stalker è che arrivano quando tu non guardi, quando tu stai così. Eccolo. Guarda quell'altro, guarda che si sta nascondendo dietro un muro. Davanti a un muro. Calcione. Allora, ne ho sentito anche un altro, però non so dov'è. Merda, merda, merda. E dai! Cazzo!
Oddio, mi fregano sempre. Però mi piace quella zona, mi piace. Si può fare. Dentro quella zona assolutamente sì. Non è spawnato lo stalker, eccolo. Sono in un camper a girare una cosa, non vi dico cosa, però vi faccio vedere le tre civette. Salutate! Stavo per sparare. No! Il clicker, maledetto. Cazzo, questa è proprio tosta, ragazzi. Questa è tostina. Questa è toast, prosciutto e formaggio. L'ho mancato tantissimo. Se mi picchiano anche da dietro, però cazzo. Ma sono ovunque sti cazzo di cosi. No, mi serve una strada chiusa, mi serve una roba dove riesco a controllarli. O mi rinfilo dentro quella stanza, o non so. L'ho mancato tantissimo, più tanto. Tutti vicini. Continuate tutti vicini, dai, voglio tutti belli vicini. Vicini di ciò. Quanto cazzo meni? Menano troppo. Ah, ok. No, mi serve una strategia, non una strategia. Basta, strategia cazzo di cane. Parte 2. Oh, stanza chiusa. Perfetto. Vai così. Guarda quello stronzetto. Tirami fuori la capoccia. Tira fuori la testina. Su. Tirami fuori la testolina. Tirami fuori. Non ti sto guardando, dai. Non volevo te, volevo quell'altro. Però va bene. Eccolo. Ehi! Quanti? Non ti azzardare proprio. Ma siamo matti? Ce n'è uno ancora. Dove sei? Ma ne ho visto anche un altro, quindi non è vero, non è solo uno. Ma stanno droppando tantissime munizioni. Ce l'hai fatta. Ok, sono finiti. Dobbiamo andare avanti. Mi ha dato l'input. Bene? Sì. Allora, qui ho preso la cassetta degli attrezzi di livello superiore, quindi ok. Dovevano essere. Qui non c'è niente. Chi viveva qui, intendo. Qui ho preso le pillole, sì. Mi sa di no. Vediamo un po'. No, l'ho prese, ok. Posso aumentarmi qualcosa? Oh, oscillazione arma, amore mio. Ok. E controlliamo di qua questa stanza. E vediamo un po' se c'è qualcosa. Bulloni. E. No, c'è più niente. Ah, forbici. Ottimo. Altri bulloni.
E qui c'era dell'alcol. Riconosco la bottiglia bianca, insomma. Foglietto. Guarda questo. Che cos'è? Sembra un'aula. Our protector. Danny Ish. Vorrei saperlo Ish. Anch'io. I nostri certo protettori. Meritavano tutto questo. Tutto grazie a Danny e Ish. Pensi di poter far scendere quella scala? Ma è il minimo, ragazzino. Falla scendere quella cazzo di scala. Su. Su, su. Fai il tuo lavoro. Piccolo adulto. Piccolo uomo. Abbiamo le bandierine, abbiamo le cosine, ecco, i giochini. Fatto. Bel lavoro, ragazzo. Chi sia Ellie? Andiamo. Oh, adesso qui c'è un'altra delle sezioni più difficili di tutte. Grazie al cielo. Dove sarà pieno di infetti. Jen. Ellie, allontanati dalla porta! Forse se spingiamo insieme. Bravo Sam, bravo Sam. Sam, che cavolo fai? Ci tira fuori! Non penso si allora apra. Sbrigati. Però mi devo prendere questo tubo, mi devo ricordare di prendere. Andiamo di sopra, forza! Lo cambio col mio, così almeno... Si è incastrato Sam. Non so se l'avevate visto con il piede. Qui c'è qualcosa? No. Yes. Molotovina. Allora, provate ad aprire quella cazzo di porta. Su. Dai, vai. Merda, è bloccata. Fammi scaletta. Posso uscire da quella finestra. Dai, dai. Aprila dall'altro lato. Dai, tanto arrivano tutti da lì. Ehi, forza, Sam. Non devi restare qui. E tu? Starò bene. Forza, vai. Non ho neanche un mattone. Eccoli. Pronti? Via. Ci siamo. Vanno più o meno a fuoco. Meno per più. Mancato. Oddio, pensavo fosse uno zombie, invece Harry. Un altro. Brucia. La porta è aperta, vai. Andiamo. Forza, andiamo. È stato facile. Un paio di molotov. Ma me ne potevo anche risparmiare, sinceramente. Però vabbè. Non è stato difficile. Aria fresca. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo? Warning. Grazie. Infected inside, don't not open. E dov'è questa torre? Ci sono infetti, non aprite. Ci siamo. Forza, andiamo. Mi ricorda un po' la porta quella di The Walking Dead. Dead inside, don't open. Inside dead, open. Come stai, piccoletto? Ci è mancato poco, eh? No, com'era? Già. Don't dead, inside open. Dei momenti migliori. Mio Dio, c'è un casino da me sotto casa mia. Quasi quasi gli lancio una molotov a loro. Sì, stanno proprio litigando. Ci piace, ci piace. Ehi, guarda là.
Guardiamo, cosa devo guardare? Che ti avevo detto, eh? Troviamo il modo di arrivarci. Ah, qui devo assolutamente recuperare materiali e cose. Me la sono fatta un'altra molotov, sì o no? No. Sì, me la sono fatta. Oppure tre kit, sì. Perfection. Magari mi curo prima del cecchino, così. Ho le ciappette parate. Pilloline. Seminterrato. Poi devo vedere pure il piano di sopra perché non l'ho visto. Allora. Qui no. Molto belli i bagni qui comunque. Molto molto belli. Ma un bel tavolo da lavoro che sto trovando materiali ovunque. Cioè mi servirebbe non proprio. Si è rivelata una grande idea. I televisori a tubo catodico. Mamma mia. Mamma mia. Invece in The Last of Us 2 è pieno di televisori a schermo piatto, non si sa come. Anche se la tecnologia dovrebbe essere ferma sempre allo stesso modo. Come siete finiti insieme? Amica Marlene gli ha chiesto di qua? Dalle luci. Andate d'accordo? Sì, beh, ora lo comando a bacchetta. Guardate, controllo tutto e magari perdo tempo, però voglio essere sicura di aver preso tutto. Così almeno. Ma se non sbaglio vivevo in un quartiere come questo. Ci dovrebbero essere i cagnolini che giocano. I miei genitori facevano delle grigliate colossali. I cagnolini che giocano. Voglio sparargli. Voglio proprio sparargli. Non penso stiano giocando. Avranno fame e si vorranno mangiare a vicenda. Guardatemi cani, guardatemi. Adesso vanno a avvisare tutti. Ed è così che siamo morti. Oh, ma dopo questi televisori qui poi. Allora, pilloline. Questi computer, guardate che schermi. Apple, levati, scusa, eh. Cioè. Nada. Bulloni. Nel bagno. September 2013. Bene, bel quadro da mettere al bagno. Molto bello. Molto molto bello. Qui? Cassaforte? Devo trovare il foglio che mi dice la combinazione. Dimmi che è questo, ti prego. La porta aperta non si vede. Devo essere più forte, eh. Qui non c'è scritto niente. Vediamo un po' quale può essere il codice. Esplosivi. Fumetto. E robetta. Kingslayer. E vediamo un po' di sopra. Madonna quanti piani ha questo appartamento. Che cos'è? Eccolo! 82136. Attenzione, abbiamo il codice. 82136. Oh, finalmente pure una freccina. 8, 21, 36, possiamo andare a aprire la cassaforte. Qui non c'è più niente, no? No, che ho visto bene, non c'era più niente. 8, 21, 36. 8, 21, 36 era qui? Ellie, guarda qui. 8,
8, 21, 36. Erano parti e pillole. Magari posso farmi il potenziamento dei coltelli o no? No. No. Serve un po' di scotch. Ho bisogno di coltelli. Bene. Smettetela di giocare a freccette. Attento. Allora, mi manca giusto questa casa da controllare. Se è aperta. Vediamo un po'. Sì, è aperta. Quindi si controlla anche questa. E poi possiamo andare avanti. Che c'è il cecchino brutto e cattivo. Qui? No. C'è un piano di sopra, non mi ricordo. Sì, c'è. E c'è anche una soffitta. Molto interessante. Foglietto che non ci interessa. Qui niente. Di qua. Che bel letto. Voglio di sdraiarmici. Qui niente. Ok. Possiamo andare nella soffitta. Che mi mette un po' d'ansia. Di qua. Tutto bene? Sì. Ti faccio salire. La soffitta sta cadendo a pezzi, bimbi. Attenzione. Bimbi. Bimbi. Chi sale? Bimbi. Dai. Qualcuno mi deve salire lì sopra. Non è possibile che me lo lasciate così, dai. Eccolo. Brava, ha detto la frase, sollevami. La frase, la parola. Attenzione. Magari c'è roba interessante. I miei bei bimbi, ecco cosa servono. Che ha trovato? Trovato niente? Sì, solo 4 cadaveri, un fucile. Cos'è, un manuale? Prendi. È seriamente un manuale? Grazie. Che cos'era? Cos'era? Non mi ha neanche detto che cazzo era. Corpo a corpo, le tecniche. Maggiore degli attrezzi con lama. Ok, quindi però devo comunque craftarmeli. Non mi va di craftarmi le cose. Va bene lo stesso. Andiamo avanti. Voglio un mattone. Mi sento sola senza il mattone. Mi sento molto sola senza i mattoni. I miei compagni d'avventura, i mattoni. Qui adesso parte la cutscene. Non so se curarmi. Non so che fare. Mi curo, dai, mi curo. Mi curo giusto perché qui adesso c'è il cecchino. Cecchino del cazzo. Hai visto da dove spara? Veniva dalla strada. Ok. Voi state qui. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate su. Mm-hmm. Io faccio il giro. E vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Attenzione. Dai, io lo faccio per di qua al giro, avevo fregacazzi. Fatemi mettere questa. Quello stronzetto mi vede. Bravi, nascondetevi in casa, magari vi salvate. Ma qui un mattone, qualcosa, niente, eh? Niente, la desolazione proprio.
Meglio non entrare qui, mi sa. Quanta gente. Cazzo, li ho mancati 40 volte. Cazzo. Mi ha preso il checkpoint qui, ok. Ok, no problema. Vai, ti copro io. A cazzo. Occhio. No. Volevi, stronzetto. Vabbè, ne a curarmi. Stavo per dire, no? Fatto bene a curarmi. Molto bene. Mi ha preso il checkpoint qui poi. Vi vedo. Vedo ancora i vostri culi. Porca troia. Ah, qui però posso fare una robetta molto carina. Che tanto non le uso mai io queste, quindi è la volta buona che le uso. Vi vedo! Da dove cazzo è uscito quello? Cioè, boh? Sai che ti dico allora? Ti faccio vedere io. È un mattone? No, è una molotov, ok. Contentiamo, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Guardiamo come esce qualcuno qui, No? Porca troia! Ok, ho capito la strada però. Ero dentro. Ho capito la strada. Molotovina. Dai. Vai, ti copro io. L'ho totalmente usata a cazzo. Dov'è? Non era qui il tizio. Era più su. Era qui il cecchino. Eccolo. Ho sbagliato parte di casa. Mezzo morto. Oh, adesso è la mia parte preferita, perché è super facile questa sezione qui. Ci vuole un cazzo. Boom. Boom. E niente. Posso anche zoomare o diminuire. Da dov'è che stanno sparando? Eccolo qua, boom. Quanto è lento però durante la mira. Mamma mia. E via un altro. E via un altro. E via un altro. Super easy. Forza ragazzi. Merda. Di qua? No, non li vedo. Preso. Tirati su. Oppla! 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 Dov'è il tizio? Eccolo. Che cazzo di giro si è fatto? Finiti?
Ah, ora c'è questo, eccolo qua. Con il cadavere davanti. No, no. Ah, se non mi sbaglio devo aspettare che apri il tettuccio. Coraggio, Harry. No, non riesco. Mi sembra che dovesse aprire, mi sa, qualcosa. Perché doveva tipo buttare fuori una molotov. Non mi ricordo. Ah, l'ho mancato. Ah, me l'hanno ucciso prima che potessi fare qualcosa io. Ok. Ho capito, che minchia ti faccio? Se non mi esci fuori... Eccolo, il signorino, esci fuori, tira fuori la capoccetta. Ma vabbè... Come faccio? La tira pochissimo fuori la testa. Perché è così storto? Preso! Adesso arrivano gli infetti. Stai bene, Sam? Sì, tutto ok. Grazie, Joel. Guarda qua. Bene, ce l'abbiamo fatta. Senti come fa eco, ma non dovrebbe fare eco. Dobbiamo muoverci. Cioè, non così. Sam! Tanto sarebbe morto comunque il ragazzino di merda. Stai bene? Sì, sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. Forza, dai! Muoviamoci! Eccoli! Corri, corri, corri! Quanto è lento sto cazzo di mirino! Ma perché è così lento? Niente, quello non riesco a prenderlo. Questo sì. Questo pure. Questo pure. Devo prenderli tutti. Guarda come gli vola via il braccio. Ma è tremendo, sto cecchino. Io me lo porterei via, non so te, Joel. Io me lo porterei via. Non so se è senza, ma... Sono ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok. Ora di lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. Oh. Ma smettila, dai. No, sono serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico. Morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, no, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. Sono discorsi veramente da uomini. Normalissimi, proprio. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Già. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Dai, passiamo al ragazzino che fa... Che conta le razioni e fa... Si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Capisco. E... Come siamo messi a pesche sciroppate? Ti ha mandato Henry? No. Manda la polizia, mani in alto. Per controllare chi non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. Non è che ha fatto chissà che lui.
E va tutto bene? Sì, tutto a posto. Ok. Allora... buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi ti dice che non ce l'ho? Chi dice che non ce l'ho? Mamma mia. Che frasona. Cosa ti spaventa? I clown? Vediamo. Non mi ricordo cos'erano le altre cose. I clown? Gli scorpioni. Ah, gli scorpioni. Ah, no, ecco. Rimanere da sola. Rimanere da sola, è vero. Perché mi ricordavo i clown al posto degli scorpioni? Forse è una cosa che dice tipo Left Behind, forse. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Madonna, ti giuro, gli avrei già tirato una cosa di pesche sciroppate in testa, e guarda. E ci aiuteremo. E poi... potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina, che sono con le loro famiglie, come in paradiso. Sì. Credi che sia così? Sì, unisciti a loro. Un po' sì, un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh, con questi discorsi seri quasi dimenticavo. Il giocattolino! Se non sa che esiste, non può portarlo via. Ok, sono esausta. Ci vediamo domani. Sembra tipo un villain di qualche film. Ah, mi vendicherò. Fanculo. Bevo. Ma to è gigante qui come l'hanno rifatta. Cioè, nel primo era una cosina, un mozzichino brutto. Qui invece è tutto sanguinante. Mi piace come l'hanno rifatta. Mi piace. È un buon profumo. Buongiorno. Poi scusa, perché loro tre dormono insieme e quell'altro, cioè Sam da solo di là? Ah vabbè, perché ci dorme pure Harry con lui, vero? Beh, se vuoi che ci raggiunga, vedo un pelucchio qui sopra. Ok. Sam? C'è un po' di gamba in questo morso. Sam! Che effettivamente sono dormito 6/8 ore. È mio fratello, cazzo! Fanculo! Merda! Ellie, stai bene? Oh mio Dio! Sam! Oh no! Sam! Che belle le animazioni facciali, madonna! Ellie, stai qui! Harry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Ok, piano. È colpa tua! Non è colpa di nessuno, Harry! È tutta colpa tua! Harry, no! Oh mio Dio! Eh sì, perché lui non lo confessa al morso. Cioè, lui è un bambino e si tiene le cose per sé, è normale. Cioè, l'unico bambino che ha confessato del morso è stato lì... Riley, perché più che altro l'ha vista che è stata morsa. Sì. Ma infatti nella serie è sbagliata questa cosa. Cioè, perché un bambino che gli girano i coglioni perché dice cazzo è finita per... Cioè, capisce un po' la situazione, però non l'accetta, quindi sta zitto e fa finta di niente, no? Significa che siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Cioè, solitamente i bambini fanno così, sai, no? Quando fanno i casini che ti rompono il vaso in casa... Stanno zitti, fanno finta di niente. Poi aspettano che tu gli dici, ma l'hai rotto tu quello per caso?
Cioè, magari li vedi un po' incazzati col broncio, con le cose, però. Però non te lo dicono. Cioè, poi c'è Ellie che è un caso a parte. Ellie in realtà è una 35enne in un corpo da 15enne. Forbici! Armetta nuova. Questa è una Magnum col mirino, non sto capendo infatti. Non zoom neanche più di tanto perché letteralmente... Sì, è quella domanda, rispondono. Si è rotto da solo. Esatto, perché i bambini negano quando si sentono in colpa per qualcosa che potevano evitare. Cioè, nel senso... Sta morta. Seguiamo il fiume. Ci porterà diretti da Tommy. Quindi non posso scendere di qua? Andiamo. Dove vado? Di qua. Ma io mi cosa perdo qui. Ma che gioco è? È The Last of Us, la parte 1. Siete insieme, significa che è successo qualcosa. Abbiamo avuto una specie di discussione. Lo sapevo. Riguardo a è la parte 1 The Last of Us. Comunque buonasera, Flexi. Buonasera. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. Controllo prima di qua e poi attraverso il fiume. L'ultima volta che l'hai visto. Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Wow. Ma ci aiuterà? Lo scopriremo presto. Poi in realtà non mi ricordo se devo attraversare il fiume o no, però. Sono senza tuo aiuto, raggiungeremo qualcosa. Andiamo avanti. Cosa c'era di là? Niente, no? No. Sì, è la centrale elettrica, siamo arrivati a trovare Tommy. Quella lì è una centrale idroelettrica. Una centrale idrocosa? Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. E come fa? Allora, questa porta... So cos'è, ma non come funziona. È chiusa a chiave... Non ho i coltelli... No, ce l'ho un coltello? Mi sa che ho sprecato il coltello. Ho sprecato il coltello tantissimo. Sprecato il coltello. Per una freccia. Sprecato il coltello. Allora, qui c'è solo monnezza. Ottimo. Ah, andiamo qui sotto. E ci dovrebbe essere tipo la pedana. Andiamo un po' qui. Eccola qua. Mi avvantaggio. Ok, Ellie, ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Salta su, Ellie. Salta su. O salta giù, dove vuoi tu? No? Non di qua? Non ti piace? Devo andare di là? No? Ok. Tiri, 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 tiri. Guarda come fa. L'hai realtà da sotto. E poi affoga, vaffanculo. Dai, sali. E ciao ciao. Dai, girala. Effettivamente questa cosa non crea problemi a Tommy, perché insomma dà energia alla centrale questa cosa qui. In teoria dovrebbe creare problemi. Ok. No. Che squadra. No. No. Davvero? Non batti il 5? No. Ok. Come non detto, ho sbloccato l'achievement come non detto. Fai defluire l'acqua. Appunto, facendo defluire l'acqua, allora mi sa che la usano un po' come... Dovrebbe essere così piccola. Come fonte di energia, insomma, la pressione dell'acqua.
la forza dell'acqua più che pressione. Cosa? Voglio parlarne. No. Perché no? Quante volte ne dobbiamo parlare? Stanno parlando del giocattolino del bimbo. Succedono delle cose e noi andiamo avanti. Del bimbo. Solo che... Ora basta. Hai ragione. Non mi fa scavalcare. Non mi fa scavalcare. Non mi fa scavalcare. Ok, adesso mi fa scavalcare. Andiamo da Tommy. Danno finire il discorso. Ah, di qua non si può andare, giusto? O forse sì. Che si può andare anche da di qua, quindi... Andiamo un po'. Anche da di qua. Che dobbiamo ucciderci di là. Lo so, anch'io. Giuro che farò il prossimo spogliato. Oh, superiamo bravo, questo bravo. Punto. Poi cercheremo del cibo. Beh, se muoio di fame sarà colpa tua. Spariamo agli scoiattoli. Allora, lì c'è una robetta. Entriamo? Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. Mappa, che è un collezionabile, quindi non ci interessa. Bulloni. Sono piena di bulloni e non ho ancora dato un tavolo da lavoro. Mi sa che ho saltato quello che c'era nel capitolo prima. Cioè, non l'ho visto, più che altro. Qui? No, non di qua. Volevo saltare dentro il cabinotto, però non mi ci fa saltare. No, tanto non c'è niente. A posto. Toc, toc! C'è nessuno? Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Vi avverto già che lo scontro qui dentro non riuscirò a farlo. Dai, in fa mezz'ora. Come dice. O anche in 20 minuti. O anche in 10. Okay. Non ci riesco. Ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa? Li conosci? Conosco lui. È quello stronzo di mio fratello. Oh, che carino Tommy rifatto così. Porca troia. Mi piace molto. È rimasto molto fedele a Tommy del secondo Questa gioco. È il fratellino. Cristo santo. Eh già. Fatti guardare. Cazzo se sei vecchio. Ehi, succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Maria l'hanno fatta diventare mora, era bene, bionda. Lei era bionda. Gestisce le cose qui. Signora, grazie per non avermi sparato. Signora. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Chissà chi l'ha rubato quell'anello. Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? È una lunga storia. Già. Perché non parliamo dentro? Sì. Hai fame? Sto morendo. Falso allarme! Sono amici. Ci hanno attaccati. Ci sono molti banditi in quest'area. È stato tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. Abbiamo l'elettricità, Joel. O meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei cavalli? I cavalli sono più osceni di prima, però, eh. Ehi, Tommy, dammi una mano qui! No, scusate, sono più brutti, subito. Ragazzi. Posso? Sì, certo. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Mai cavalcato uno? No, sono veramente storti. Guarda che zampe. No, i cavalli sono più brutti. Dopo cioè, possiamo fare un gli hanno fatto... Ma guarda le vere in faccia! Ma che è? Un palestrato che si spara gli ormoni Eccomi. In vena. Ma che cazzo? Grazie, Tommy. Figurati. L'hanno riempito di vene a cazzo. Giro. Guarda questa gamba. Cioè... Earl, eh? Che fai qui? Non dovevi tornare indietro stamattina? Brutti. Aspetto che Hauser e i ragazzi mi diano. Questo è più decente di cavallo. Perché è quello che usa poi, mi sa, Ellie. È solo per un paio d'ore. No, è sempre brutto con le vene. Vacci piano. Guarda che zampe, no? Brutto, brutto. Sembra più di legno, proprio... Tosto, non lo so come descriverlo. Un po'... Come si dice in italiano stiff? Quello comunque. Quel termine. Indurito, non mi viene.
Maria? Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado, vengo con te. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Oh Maria, Maria. Lasciamo andare i ragazzi. Oh Maria, Maria. Sto mandando Tommy, aspettate. Dai. Cioè, mi fa fare il giro della stazione e poi arriva noi. Attivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Qua adesso mi dà la mia fotina. E l'ho tenuta. Ho qualcosa per te. L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Intanto qui sopra c'è un tizio che dorme, tranquillamente. Ecco. È consumata, ma è ancora bella. Che carino. No, grazie. Sicuro? Cioè... Ho detto no. Ok. La conservo per te. Tommy, ho bisogno di parlarti. In privato. Ah sì, qua c'è un po' di gente. Sì, ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Andiamo sopra. Di qua? Non ci ho mai fatto caso a questa stanza. Vi giuro non ci ho mai fatto caso. In tutti questi anni che lo gioco, non ci ho mai fatto caso a questa stanza. Non l'ho mai vista in vita mia. Perché seguivo sempre Tommy. Vediamo un po' se riesco. No, ne mancano altri. Posso farmi dei coltelli? No, mi manca lo scotch. Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Che bello! Perché pensavamo che fosse impossibile vivere così. Ma noi lo stiamo facendo. Veramente bello il colpo d'occhio. La guardia lungo il perimetro. Anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Anche tutta la brina che arriva dall'acqua che sbatte contro le rocce. Ma il mondo in cui viviamo forse non deve essere così. Mattone, 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 non me lo fa prendere. Che cos'è qui? È una tazza? No. Li avevo visti. Cagnolone, fatti toccare cagnolone. Cagnolone. Ehi, bello. Bello. Quello è Buckley. Buckley? Non è proprio un cane da guardia, ma è utile averlo in giro. Buckley è tipo secchiello. Ho sbloccato un altro achievement che è il mio tesoro, ma perché? Perché hanno aggiunto questi achievement strani? La centrale. Forse stavolta ci siamo. Non ci credi? Pilloline. Non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo, fai anche due. Siamo quasi pronti. Oh, manuale. Non c'è fretta. Che cos'è? Maggiore durata delle cortine fumogene che non uso, quindi non ci interessa. È un tavolo da lavoro che sono piena di bulloni. Ci siamo. Alleluia. Miglioriamoci la roba. Allora, ci miglioriamo questa. Che ne ha bisogno. Rinculo. Poi diffusione. E capacità di caricatore. E per ora basta così su questa. Adesso vediamo un po'.
Questa sono tutti i livelli tipo 4, no? Per modificare. Sì. Livello 4. Mi serve per modificarla. Posso solo aumentare la velocità di ricarica, che non ci faccio niente, quindi evito per ora. Però questa me la posso potenziare un pochino. Proiettile perforante, ovvio. Che non ce lo metti il proiettile perforante. Questa è una belva praticamente potenziata. Dai però, quanto ci metti, Joel? Dai. E la potenza non posso, neanche questo, velocità di ricarica non mi interessa per ora. Che mi aumento, eccolo, il pompa, la portata. Mio Dio, però quanto ci mette. Questa è una cosa che non mi fa impazzire, devo dire. Hanno voluto prendere questa cosa qui dal secondo, dalla parte 2. Capacità di caricatore, velocità di fuoco. Ma io aumentare la capacità di caricatore quasi un minimo. Ma sì. Poi torniamo. Dove torniamo? Qui. Velocità di tiro, mi interessa giusto la portata, perché per il resto non è che mi interessa tanto l'arco. E adesso aumentiamo ancora un po' questo, se si può, qualcosina. Ah, non c'è niente. Così la velocità di ricarica. Così. Ok. E poi passiamo di nuovo di qua e... Sì, questa è la velocità di fuoco qui. Ah, sì. Non so se farne una, ma sì, facciamone un altro, dai. La vogliamo bella velocina, pure questo. Modificato tantissime cose. Qui la diffusione si può ancora aumentare. C'è la capacità del... Ah, già l'ho aumentata. Ok. Diffusione. Abbiamo finito. C'è altra roba che posso potenziare, dai, basta, direi anche basta. La velocità di ricarica non ci interessa per ora, però in realtà, velocità di ricarica, velocità di tiro, dai, facciamoci volare la velocità di ricarica, questa va. Così siamo a posto. E basta così. Mio Dio, quanto ci mette però. Ripeto, nel primo aprivi, potenziavi, non facevano niente nella remastered. Basta, via. Esci, chiudi. Ora sì che si ragiona. Oh, mamma mia. 2 ore, figlio mio. Qui c'è qualcosa? No. A sinistra, attenzione! Ok, bene, abbassala, lentamente. Io ho visto qualcosa lì giù, voglio arrivarci. Ah no, è una sparachiodi. Tommy è arrivato, siamo pronti? Dammi un secondo! Pronti? Avanti, vai! Pronti? E vai! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi!
Ottimo lavoro, hanno la ragazzi. Corrente. Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia? Hai visto? Effettivamente qui dentro si deve gelare l'inverno. Mi devi 2 milioni di dollari. Ok, Joel. Cioè, comunque è un posto sempre costantemente umido. Un po' come con le fogne, no? È sempre un po' uno schifo come posto. È davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? Alla varicella. Ah, lo so, l'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente. Neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Leva quel Dovevo consegnarla piede, alle luci. Leva quel Visto piede. Che quelli sono i tuoi uomini, Dio. Potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Ecco. Tommy, ne ho bisogno. Che faccia? Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubo. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Ecco. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Non ci si pochi. Guarda. Veramente pochi. Merda. Banditi! Non lasciamoli entrare nell'edificio! Sti cazzo di caschi. Guardami le spalle! Prendere questa. Ok. Uno è lì sopra. Gli vedo pure un po' la capoccetta. Non l'ho preso. Oddio, Tommy, gli infarti. La cambio perché non so. Ok, sì, ho giusto dato un colpo. Qui. Posso salire da qui? No. Non c'è via di scampo da qui. Porca troia! Oh cazzo! Mi sono incastrata! Via! Via! L'ha fatto fuori? Guardami le spalle! Che cazzo è? Eccolo! Ok. Avete visto qualcosa? Li vediamo. Mi hanno tolto tipo tutta la vita, però va bene. Va bene lo stesso. Potete uscire di lì. Siamo in trappola. Veniamo a prendervi, restate.
Ellie, nasconditi! Maria, merda! Dammi, nasconditi! Munizioni. Vorrei prendere un mattone che sta qui da qualche parte, però, eh. C'è un mattone? Voglio un mattone. Non mi muovo senza un mattone prima. Eccolo. Mattone. Mi serve assolutamente un mattone perché... Allora, cartina, che non ci faccio niente, però la prendo. Così. Allora, siamo di qua. Prendiamo l'accettina. Ok. Ok. L'ho mancato. Ma guarda, mi sta in testa sto tizio. Ti sposti, mannaggia te. Mi sto in mezzo. Maledetto. Ok. Ti levi dalle palle. Te l'ansia da prestazione. Mi stai appiccicato al culo. Mi stai letteralmente dentro il culo. Se vogliamo metterla in un altro modo. Dove cazzo è sto tizio? Non lo vedo neanche. Non lo vedo. Occhio a cosa? Eccolo, l'ha fatto fuori. Ok, non l'avevo visto. Bravo Tommy. Bravo, bravo. Dai, prendetevi questa. Lanciata. Andato. Ah no, che sono dei nostri, cazzo. Non li so riconoscere i nostri. Andato. Andato. Sono 40 volte che vi sparate. Dai, che magari uno lo prendete. Oh, fanculo. Eccoli quei figli di puttana. Finiti. Controllo le munizioni. Se ci stanno da qualche parte. Spero di sì. Raggiungiamo le ragazze. Cambio questo. Dietro di te. Dai, non c'è niente. Cazzo. Qui sotto. Dai, seriamente, non c'è niente. Ah. Anche una barretta, qualcosa di vita, niente proprio. Joel.
Fai quello che devi. Non sto capendo, quello è dei nostri? Mi sa di no. Prendiamoli sulle scale. Ok, ci hanno pensato loro. Oddio. Che cosa? Che cosa? Fai quello che devi. Prendeteli. Uno. E dai. No, ok. Allora, questo me lo fanno fuori loro. Quindi io mi faccio fuori quello dietro e basta. E non mi avvicino alla porta, perché è dalla porta che hanno sparato. Quindi fai quello che devi. Faccio quello che devo, eh. Prendiamolo. Eccolo qua. Non l'hanno ucciso stavolta. Ok, adesso sì. Dai, dai, uccidetelo, cazzo. Oh, mamma mia, due ore. Vecchio! C'è Tommy davanti. Cazzo, Tommy davanti. Cazzo. Però ok, mi piace questa strategia. Sì, 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 mi piace. Fai quello che devi. Prendiamoli. L'ho mancato. L'ho mancato col mattone. L'ho mancato. Fai quello che devi. Non gli stanno sparando. Sparategli su. Oh, mamma mia. Due ore. Allora, io vorrei fare questa cosa qui. Ok, queste munizioni. Faccio il giro giro tondo dietro. Così non mi rompono i coglioni e non mi stanno in mezzo. Merda! Andato. Via. Sono tutti morti. Ah, ok, quelli erano dei nostri. Sto bene. La ragazza è con me. C'è mancato davvero un niente. Sì, fatemi controllare un po' munizioni, cose, merda. Tutto ok. Dalla cazzo. Partata. Sì, sto partata. Bene, sto bene. Joel. Oddio. Arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto: dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro. Senti, ai tavoli. È un tipo enorme. Piano, piano. Ascolta. Ehi, sei ferita? No. Pensavo fosse più difficile questa sezione, devo dire. Invece. Ti devo parlare. Non è stato troppo difficile. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Me la ricordavo molto più difficile la modalità realismo. Sarà che ho usato un po' di colpi, un po' di cose. Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ne parliamo dopo. Conosco quelle strade, ci sono state. Dopo. Dopo. Vuole certo. Prende, scappa. E poi si continua sabato. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Già.
Maria. Maria. Oh, Maria, Maria. Tu. Sarà colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Forse. Devo parlare con Ellie. Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Oh, cazzo, da che parte? L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok, state attenti. Allora, ragazzi, no, si continua la prossima volta, quindi grazie, ecco, a tutti per essere, vedi, stati qui. La prossima volta cercheremo Ellie. E niente, ragazzi, ci vediamo sabato prossimo per il continuo con The Last of Us. E per il resto ci vediamo domani sera, che sarà una serata un po' a roulette, perché col fatto che ci sono i Boscar, diciamo, gli spettatori sono un po' tutti lì, quindi insomma è un po' tosta la competizione, quindi faremo un po' una roulette di giochi dove testeremo un po' di roba. E quindi niente, insomma ci vediamo domani per chi volesse, per chi c'è, e per il resto, per chi è che vuole continuare a vedere The Last of Us, ci vediamo sabato. E poi, insomma, domenica c'è Giulia, vi ricordo, quindi... Va bene, grazie ancora a tutti e a domani. Ciao ciao!